Ci abbassiamo e qua abbiamo l'aspirazione. Controlliamo che sia libera e che il radiatore non sia visibilmente ostruito da moscerini o altri agenti esterni. Successivamente abbiamo il carrello e la sua i suoi bulloni, che la gomma ci sembri gonfia, e controlliamo anche l'ammortizzatore. L'ammortizzatore, l'aereo ci deve seguire mentre scende, noi lo abbassiamo e l'ammortizzatore deve funzionare. Ok, abbiamo finito, possiamo proseguire. Iniziamo il nostro giro intorno all'aereo. I nostri bulloni, dopo l'ispezione al motore, sono fermi, li tocchiamo e continuiamo. Arriviamo a questa altezza. A questa altezza dobbiamo verificare che le pastiglie siano non usurate, non vi siano evidenti culature d'olio dall'impianto freni e che la gomma sia ferma, che poi questi cavi dovrebbero essere ben fissati. Poi